Oh, forse siamo riusciti a partire. Non si sa per quale motivo, ma sembra che ci sia una difficoltà in questa rete. Intanto vediamo se qualcuno mi fa sapere se sono in linea. Io mi verso un goccio d'acqua. Allora, non so se c'è qualche nuova persona in contatto. Se c'è, io sono Enrico Ruggini e proseguiamo. Vedo che c'è Susanna Urbani, finalmente qualcuno si è collegato. Ciao Roberta. Vediamo che qualcuno c'è. Ciao Ilaria. Ciao Ilaria. Aspettiamo solo 2 o 3 minuti per permettere anche agli altri amici di collegarsi. Patrizia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora. Vediamo il segnale. Ok. Grazie Patrizia. C'è Nicola. Oggi Susanna segue la diretta. Ciao Dora, Maria Vittoria, Marina, Dora, Claudia. Ciao Claudia, Marina, c'è anche il mio omonimo e capo di tutto questo, Enrico. Ciao, ciao, grazie, grazie Enrico, Marisa, diverse Marise, eh? Marina, Marisa. Va bene, allora c'è già poi qualcuno, poi si aggiungerà, Elisabetta, Franca, si aggiungono persone. Allora, oggi concludiamo la parte che riguarda la presentazione di una delle voci fondamentali del Cerchio Firenze 77 per quanto riguarda l'insegnamento, che è il maestro Kempis. Come ho detto altre volte, è la voce, l'entità, la guida alla quale dobbiamo la maggior parte dell'insegnamento del cerchio. Coadiuvato e accompagnato dalle altre guide di cui già abbiamo detto e letto, che sono Claudio, Dali e altre che scopriremo strada facendo. Abbiamo la volta scorsa letto Teresa. Stasera daremo un pochino di spazio anche a quella voce che si è presentata come il fratello orientale. Ma intanto vediamo di concludere questa parte che riguarda Kempis con due brani molto belli, brevi, belli, che fanno seguito a quel capitoletto, a quel paragrafo intitolato La società futura, che si trova a pagina 122 del libro Dai mondi invisibili. Come ho già detto altre volte, ma questa indicazione la ripeterò spesso, i libri proprio composti dai maestri, i quali sono arrivati a volte a fare l'editing di un libro durante una sola notte, no? E a scegliere i brani, comporli fra di loro, dare indicazioni per come loro volevano che fossero messi a disposizione di tutti i loro insegnamenti attraverso questi libri. Questi libri sono tutti quanti quelli dei maestri pubblicati dalle edizioni mediterranee, ma quelli proprio costruiti dai maestri sono quelli che portano la dicitura
Cerchio Firenze 77, in questo caso Cerchio Firenze 77 dai mondi invisibili. Vi sono poi altri libri che portano la dicitura scuola del Cerchio Firenze 77. Quelli contengono anche quelli, tutti i materiali delle guide, dei maestri, però sono stati composti, messi insieme, lavorati, brani scelti da qualcuno che ha deciso di fare delle monografie con almeno una buona parte di materiali che non era rientrata come pubblicazione dentro i libri voluti e costruiti dai maestri stessi. E tra questi quindi ci sono i libri di Pietro Cimatti, per esempio. Allora voi troverete i libri della scuola del Cerchio Firenze 77 a cura di Pietro Cimatti, il quale ha messo insieme dei libri molto molto belli che sono Maestro perché e Conosci te stesso, col punto interrogativo, dove ha riunito tantissimi brani, soprattutto del maestro Claudio, di cui abbiamo parlato recentemente. Poi vi sono anche altri che hanno scritto sul cerchio, c'è anche un libro di cui mi sono occupato io, che si chiama Il libro di François, che riunisce moltissime di quella parte del fratello maggiore François, del quale poi narro anche nei tre volumi della storia del cerchio, e tutte cose che non sono rientrate, anche perché erano, come dire, erano di corredo, erano di contorno, era un coadiuvante degli insegnamenti che via via venivano date negli ultimissimi anni, François, e diceva delle cose bellissime, molto molto stimolanti per approfondire, ma non sono entrate dentro i libri costruiti apposta per darci l'insegnamento completo, così come lo hanno voluto fare i maestri del cerchio. Allora, questo ultimo brano si intitola La società futura, pagina 122 del libro Dai mondi invisibili. Quando noi vi diciamo non desiderare, intendiamo dire: non dovete avere desideri egoistici, perché il desiderio è vita. Guai a chi non ha nessun desiderio, guai a chi è abulico. Il desiderio è un incentivo all'azione. Occorre estirpare l'io e continuare a desiderare in senso altruistico. Quando vi diciamo non giudicate, intendiamo non innalzate il vostro io abbassando quello degli altri. Tutto quello che si fonda sull'io è fondato sull'illusione. Questa è una frase importantissima, io poi ve le segnalo perché sono le frasi sulle quali voi dovreste riflettere, che poi sono un po' i temi su cui si lavorerà a lungo durante i tanti anni di insegnamento dei maestri. Tutto quello che si fonda sull'io è fondato sull'illusione. Pensate che tutto quello che facciamo noi nella nostra vita è fondato sull'io, tutto quanto, perché noi veniamo addestrati fin da piccoli ad affermare noi stessi, a trovare la nostra strada, a costruire qualche cosa che ci gratifichi, che ci dia sicurezza e che quindi che gratifichi l'io, che dia sicurezza all'io, che ci faccia sentire protetti, che faccia sentire protetto l'io, che ci dia soddisfazione, che quindi soddisfi le nostre ambizioni, e le ambizioni sono quelle dell'io. Tutto questo è fondato sull'illusione. Ma guardate che quando si parla di questo non c'è un atteggiamento di giudizio rispetto a questo, si sta solo descrivendo un funzionamento. Le cose dei maestri, gli insegnamenti dei maestri non sono mai volti a farci sentire in difetto, sono volti a mostrarci come è costruita questa realtà e a farci capire che funzione ha questa realtà, cioè a cosa serve vivere così. Sono passaggi indispensabili vivere attraverso l'io, ma intanto noi siamo in una fase in cui cominciamo a comprendere come funziona tutto questo e possiamo cominciare a vederlo, questo io, a capire il funzionamento. Pensate quale catastrofe sta per abbattersi su questa società fondata sull'io. Basterà un soffio e l'enorme castello di carta cadrà. Ma il soffio capace di ciò è il soffio dello spirito. Espira dove e quando vuole.
sciocchi se pensate di poter conservare il vostro patrimonio e i vostri privilegi. Lo sfruttamento di molti che ha creato la fortuna di pochi non appartiene al futuro dell'uomo. Pensate che meraviglia. Nella società futura si incoraggeranno i giovani, si aiuteranno i vecchi, gli uomini collaboreranno, ma soprattutto i massimi saranno tali per servire i minimi. È una società agognata da tutti noi, anche se non facciamo molto per costruirla, perché siamo sempre preda del nostro io che vuole trovare il suo spazio, affermare se stesso, però è la società che vorremmo. Dentro di noi sappiamo che quella sarebbe la società giusta, la società migliore. Se questa è dunque la società che vi attende, perché non lavorare per realizzarla subito? Accaparrare e tenere nascosti dei prodotti e far soffrire chi ne ha bisogno. E avvelenare le genti solo per realizzare facili guadagni? O andare al potere per meglio amministrare i propri interessi? Credo che questo vi dica qualcosa. O far finta di credere che l'esercitarsi all'assassinio possa costituire un semplice hobby come collezionare francobolli? O lamentarsi del proprio lavoro perché, ripeto testualmente, l'ambiente climatizzato per dare più agio a chi lavora potrebbe anche portare un raffreddore, o perché lavorando ci si può spezzare le unghie, sono delitti che chiedono vendetta al cospetto di Dio e potrebbero meritare una rivoluzione. E allora, chi può contestarvi il diritto di esigere una società migliore? Se l'opinione del gregge comune non sarà tua regola di condotta, se sarai tollerante con gli altri quanto lo sei con te stesso, se saprai comandare più a te stesso che agli altri, se sarai giusto più che buono, indulgente e comprensivo specie con i deboli, se lavorerai pazientemente, semmai risponderai con un rifiuto ad una richiesta o ad un'offerta, se potrai avere ricchezze e onori, ma non esserne schiavo, se potrai godere della solitudine, ma non avrai paura della compagnia degli uomini, e viceversa, se saprai essere povero e parsimonioso, se potrai sopportare di buon grado l'oblio e l'ingratitudine degli uomini, se saprai camminare da solo senza grucce, eccitanti ed illusioni, se saprai essere infantile coi fanciulli, gioioso coi giovani, pacato con gli anziani, paziente coi pazzi, felice coi saggi, se saprai sorridere con chi sorride, piangere con chi soffre, e saprai amare senza essere riamato. Allora, figlio mio, chi potrà contestarti il diritto di esigere una società migliore? Nessuno, perché tu stesso, con le tue mani, l'avrai creata. Pace a voi. E questo è l'ultimo brano che chiude il capitolo dedicato a Kempis e che presenta un po' l'esperienza di questo cerchio, l'esperienza straordinaria. Dice: questa è la fonte preziosa di quell'acqua che disseta, casta per purificare, forte per trascinare, umile per esaltare. Se sei venuto per bere, attingi di quest'acqua, sì rara nel deserto. Se non hai sete, fatti da parte e cedi il posto. Quest'acqua è aurea, ma è più preziosa ancora dell'oro. Conservala dunque gelosamente e non sprecarla, perché la via è lunga
e solatia. Odi il dolce rumore dello zampillo, ma non esserne incantato, non sia per te come sirena per il navigante. Guarda come cristallina è la polla. Puoi specchiarti e acconciarti l'abito, ma non essere un novello narciso. Immergi il tuo corpo nella freschezza di quest'acqua, ma sii pronto ad uscirne come se fosse sterco. Eppure essa è preziosa, più ancora del cibo nella carestia. Prendi dunque nell'abbondanza, per non essere povero nella carestia, e bada di non barattare l'oro per l'orpello. Leggi e intendi che cosa è scritto con caratteri di fuoco sulla fonte. La voce risuona, ma il tuo orecchio non l'ascolta. La mano scrive sulla sabbia del deserto, ma se attendi domani, il vento avrà tutto cancellato e non potrai più leggere. La meteora attraversa il cielo. Alza la testa subito, se vuoi vederla. Fra pochi istanti sarà consumata nel suo stesso fulgore. Le sue mani sono protese nell'aiuto innumerevoli volte, perché immensa è la sua pazienza. Poi, improvvisamente, si ritraggono. Allora ascolterai. Ma sarà il silenzio. Cercherai di vedere, ma la sabbia sarà muta e il cielo buio, né il pianto né la tua grande disperazione potranno richiamare l'occasione perduta. Questo bellissimo brano, pronunciato da Kempis nel 1956, lo trovate a pagina 123 del volume Dai mondi invisibili. E adesso incontriamo l'ultima delle guide presentate in questo volume, il Fratello Orientale. Quello che aveva di particolare l'insegnamento dei maestri del Cerchio Firenze 77 era proprio questo fatto che veniva proposto da più voci, da più guide, ed era un po' come permettere a tutti coloro che partecipavano, e sono stati, io non so veramente dire quanti, ma se dico centinaia, secondo me sto parlando veramente di poco, perché in quasi 38 anni di esperienza, dopo i primi anni vissuti un po' da carbonari, un po' nascosti, un po' segreti, del Cerchio Firenze 77, dal 1974 al 1984, quando si è spento Roberto Setti, quei 10 anni è stato proprio un'alluvione di gente che si è rovesciata lì dove avvenivano le sedute. Tantissimi hanno incontrato il Cerchio Firenze 77, veramente tanti. E naturalmente tantissime persone diverse fra di loro. Allora, queste voci anche così diverse, ma che si sostenevano l'un l'altra, cioè ciò che proponevano aveva la funzione di coadiuvarsi con tutte le altre, quindi compensavano quelle parti che non venivano toccate dalle altre guide. Tutte queste voci risuonavano nel cuore di chi aveva più affinità, per esempio, con l'aspetto psicologico o con l'aspetto filosofico, oppure con l'aspetto, come in questo caso del Fratello Orientale, con l'aspetto un po' più legato alle dimensioni dell'India. Allora era molto, arrivava dall'India, arrivavano tanti segnali, tanti guru nascevano, arrivavano in Europa e poi anche in Italia, e c'era questa grande passione per questo mondo sconosciuto, vastissimo, con tutta la sua grande cultura. Il Fratello Orientale è, come dire, è quella voce che risuonava di più con chi era legato alla dimensione delle pratiche dello yoga, a certe preghiere mistiche d'Oriente. Era il meglio dell'Oriente che era arrivato in Italia attraverso la teosofia, quindi coloro che conoscevano gli insegnamenti dei teosofi. C'erano dei grandissimi maestri che venivano dall'India. In quegli anni Krishnamurti veniva spesso in Italia,
Iddu Krishnamurti, Imma Krishnamurti, non so se forse qualcuno di voi lo ha sentito nominare, un grande, grande maestro. E tutte queste voci che si sono alternate al Cerchio Firenze 77 sembravano corrispondere a chi aveva più affinità con il tipo di insegnamento che portavano avanti. Quello del fratello orientale è sicuramente mistico, ma si rifà a quella religiosità di tipo orientale, tibetana, indiana, che in quegli anni era molto molto seguita. Era anche, quando vi capiterà, se vi collegate al sito del, che si chiama cerchiofirenze77.org, andate su quel sito e potete ascoltare tutti questi brani, molti dei quali io vi leggo, ma molti brani li potete lì ascoltare. Se andate ad ascoltare il Fratello Orientale, sentite questa melodia proprio cantilenante, perché lui parlava come ripetendo dei mantra, ed era un po' come lasciarsi trascinare dentro una meditazione sonora, molto dolce, in cui lui dava questi insegnamenti che apparentemente possono sembrare semplici, ma richiedono in realtà una coscienza molto matura per seguire le sue indicazioni. Allora, le parole con cui lui si annunciava ogni volta erano Om Mani Padme Hum, che è una significa, è quel modo di dire indiano che significa la perla è nel loto, e questo simboleggia qualche cosa di molto molto ampio. Comincerei a leggere proprio dal primo brano, che è a pagina 125, intitolato L'assoluto è in te, e lui comincia sempre dicendo Om Mani Padme Hum. Guardando le immense profondità del mare, le infinite altezze del cielo, pensa che ovunque è sempre presente la vita e che ogni vita non è mai dimenticata dall'uno. Così, guardando quegli infiniti spazi, non lasciarti cogliere da smarrimento, non pensare neppure un istante di essere solo, non sentirti abbandonato. Nella sua mente tutto è presente, nessuno è dimenticato. Ti fu detto molto saggiamente che l'individuo ama e ricerca solo ciò che gli interessa. Possiamo aggiungere che all'individuo interessa solo ciò che varia. Quando ciò che lo interessava diviene consuetudine, dimostra freddezza, noncuranza, e desidera qualcosa di nuovo. Può accadere anche a te, fratello caro, perché accade a tutti di essere trascinato nella ricerca di nuove sensazioni, molto lontano. Quando ti accorgerai di questo, non dire «ho perduto del tempo», perché se sei giunto a questa consapevolezza, è stata un'utile esperienza. Non ti accada mai, in simile situazione, di pensare d'essere definitivamente perduto. Egli, l'uno, necessariamente ti richiama a sé, e tu senti questo richiamo. Ovunque ti trovi, consciamente o inconsciamente, ti avvii verso di lui. Questo cammino può essere lungo e tortuoso, può richiedere molte e molte esistenze, ma non può essere spezzato. Sì, certo, fratello caro, mai nessun tratto sarà da te percorso due volte, perché nessuno torna indietro. Anche quando un fratello si è perduto nel vortice dei piaceri terreni, con il tempo deve inevitabilmente ravvedersi, ed allora non ha fatto altro che imparare un'esperienza ed avvicinarsi così ad una meta ultima. Ovunque ti trovi, quindi, pensa che l'assoluto ti ha presente, che è in te e vive dentro di te.
perché tu sei un centro di coscienza e di espressione. Fa tuo questo pensiero, in esso è la pace, la sicurezza di te stesso, il potere. Ed in questa certezza abbandonerai i timori del passato, che rimarranno per sempre ombre di un mondo di ombre. Questa formula, tu sei un centro di coscienza e di espressione, la ritroveremo più avanti, tra poco, quando entreremo dentro l'insegnamento vero e proprio. Ma è la distinzione essenziale che ci permette di distinguere l'essere umano da tutti gli esseri che appartengono ai mondi precedenti rispetto a quello umano. Infatti, transitando attraverso il mondo minerale, il mondo vegetale, il mondo animale, si costituiscono quegli strumenti che poi ci permettono di fare l'esperienza nel mondo umano. Fino alle soglie del mondo umano, gli esseri che vivono sono centri di sensibilità e di espressione. Da quel momento in poi diventano centri di coscienza ed espressione, perché l'uomo è l'unico essere capace di riflettere su di sé, capace di dire: io sento questa cosa, io ho fame, io ho sete, io ho freddo, io ho caldo. Questo lo fa l'uomo in questa capacità di auto-osservazione, di auto-analisi, cosa che non possono fare, non avendo sviluppato ancora sufficiente coscienza di se stessi, le altre creature, piante, animali, via dicendo. Un animale potrà dire ho fame, no? Fame, sete, sentire dentro di sé, nel corpo, questo bisogno, ma non ci sarà ancora quella parte che definisce l'essere umano, cioè proprio l'io. L'io nel quale l'uomo si riconosce, che lo fa distinto dagli altri e che gli fa dire: io sono questo, io provo questo, io. Continua il fratello orientale, questa voce dolcissima e cantilenante che io non vi so riportare, ma che voi potete ascoltare anche scaricando i brani dal sito del cerchio. Vivi nel presente, a pagina 126. Salve, fratello caro, salve. Ti amo, fratello, e questo mio amore non è condizionato. Ti conosco e ti amo come sei. Conosco i tuoi dolori, conosco le tue lacrime, il sapore che hanno. So delle preoccupazioni che rendono la tua vita una continua ricerca nei vari campi per trovare una sicurezza, per poter essere felice. Ma più insegui questa felicità e più essa ti sfugge, fratello caro. Credi che essa risieda in ciò che pensi possa darti gioia, ed allora vuoi far tuo ciò che pensi possa darti piacere, vuoi accaparrarlo, averlo sempre con te. Ma spesso nella tua barca si aprono delle falle, fratello caro, e il castello che hai costruito con tanto spreco di energia ti sembra misero e vorresti abbellirlo. Così, anche quando hai raggiunto l'oggetto di un tuo sogno, di un tuo desiderio, la vita non cessa di essere per te irrequieta e affaticante, e vivi più per ricordare o sperare che per vivere. Il passato è un libro che ami consultare sovente, che conservi con tanta gelosia. Il futuro, lo scopo della tua vita. Quando soffri, esso rappresenta la speranza di un miglioramento lenitore. Quando gioisci, l'incubo dell'incognita durata. Così, legato al passato, rivolto al futuro, non vivi nel presente. Non ne gusti il sapore. Occupato come sei a fare la guardia al mondo col quale ti sei circoscritto e che rappresenta la tua illusoria sicurezza. Sì, fratello caro, ciò che tu credi essere motivo di felicità, altro non è che la prigione
che ti impedisce il diretto contatto con la vita. Devi abbandonare tutto. Non devi recriminare il passato, temere o fidare nel futuro, ma vivere nel presente. Questo è molto importante. Devi convincerti che quella sicurezza che tu cerchi or qua, or là, non è il risultato di un mondo ostile, bensì di un indistruttibile intimo equilibrio. Vivi dunque semplicemente, serenamente, al di fuori d'ogni influenza di altri, e conquisterai quella serenità che non è incoscienza, ma profonda consapevolezza della vita. Tu allora amerai la vita, avrai trovato la tua verità e il sorriso sarà sempre sulle tue labbra perché avrai raggiunto una delle più confortanti mete. Credo che vi piacerà molto continuare la lettura del Fratello Orientale, ma vi voglio leggere ancora qualche pagina sua. È anche bello leggerle insieme, no? Stare insieme intorno a questo maestro che ci dice delle cose meravigliose con questa delicatezza, che chiama tutti fratelli, fratello caro. A pagina 131 leggiamo vivi per gli altri. Questo non è così semplice per noi oggi, abituati a vivere ognuno per se stesso. Torno a te. Torno a portarti il mio consiglio, perché desidero vederti sereno, più consapevole della vita. Spesso ti vedo amareggiato dalle esperienze del vivere e allora soffro di questa tua infelicità. Anch'io sono passato dalle stesse situazioni. Anch'io ho creduto di trovare la felicità in tanti ideali che mi ero creati e che poi sono caduti ad uno, sinché un giorno, in un bagliore improvviso, ho intuito. Mi auguro che anche per te venga presto questo giorno. Oggi parleremo assieme delle relazioni che intercorrono fra te e i tuoi fratelli. Quando scorgi un fratello dal volto pensoso, indirizza verso di lui una corrente di simpatia. Avrei fatto per lui quello che faccio per te. È tanto bello, credi, essere in armonia con tutti, accettare ogni fratello com'è, senza desiderare che cambi il suo carattere. Tutto ciò deve ispirarti l'amore per le creature, e tu non chiuderti a questo sentimento che viene dalla parte più pura e più vera di te stesso. Abbandona quel senso di diffidenza che generalmente hai verso chi non conosci. Non chiedere prove di fedeltà a chi ami. Il vero amore non fa soffrire né si estingue con la lontananza, ma ti fa sentire universale, spiritualmente unito a tutti gli esseri del creato. Perdona con facilità gli errori altrui. Hai molto amato e molto ti sarà perdonato, dicono le scritture. Hai molto perdonato e molto sarai amato, possiamo dire noi. Sorvola quindi sui difetti del tuo fratello. Sii sempre pronto a perdonare le sue mancanze. Nulla turbi la tua serena comprensione nei suoi riguardi. Un giorno ti ho sorpreso mentre, vedendo un fratello parlare a bassa voce, credevi dicesse contro di te. Ricorda, ti parlai del significato di morire a se stessi. Ebbene, se tu fossi morto a te stesso, non avresti pensato una cosa di questo genere. Accade che alcune persone riescono a tenerti legato a sé, o con il dovere della famiglia,
o con il dovere filiale e via dicendo, mentre vorresti vivere la tua vita. Abbi discernimento. Cerca di capire se soggiaci a questa imposizione per una convenienza o per il senso del dovere vero e proprio. Può essere una convenienza anche il timore di affrontare una rottura completa con chi ti lega. È senso di dovere solo se non ti pesa questo sacrificio. Non sono qui per giudicarti, fratello caro, ma solo per consigliarti. Ed il mio consiglio è questo: sappi che solo vivendo per gli altri si vive la propria vita. Pensate. Solo vivendo per gli altri si vive la propria vita. E adesso vi leggo un altro brano, voglio proprio portare a conclusione questo capitoletto, sono ancora un paio di paginette, quindi vi chiedo la pazienza ancora di ascoltare, perché sono molto belle queste parti qua. Questo brano, questo piccolo paragrafo, è intitolato, a pagina 132 del libro Dai mondi invisibili, si intitola La vera libertà. È un brano del 1976, è stato pronunciato allora dal fratello orientale. La vera libertà. Il progresso porta, coi vantaggi, nuovi problemi. Ciò che si costruisce per rendere comoda la vita dell'uomo spesso si rivela fonte di scomodità. Ciò che si fa per renderlo indipendente non di rado lo fa schiavo. Ciò che si fa per facilitare la sua esistenza lo rende sempre più scontento. Il Buddha disse: tutti i tormenti dell'anima umana traggono origine dal timore e dai desideri. Io vedo come la tua serenità venga distrutta dalle ansie e dalle tue brame. Tu temi anche ciò che non è certo, ma questo non è saggio. Tutto potrebbe accaderti e allora, pensando a questa probabilità, vuoi rendere la tua vita un solo timore? Chi non teme è libero. Pensa a quante cose ti rendono servo e a come sarebbe importante per te poter usufruire di tutta la libertà di cui potresti disporre. La vera libertà non sta nel poter appagare tutti i tuoi desideri, ma sta nel sottrarsi ad ogni influenza, prima fra tutte la coercizione esercitata dal tuo desiderio. Devi essere così libero e forte da poter disporre di te stesso in ogni momento. L'uomo forte, il più potente, è colui che sa comandare a se medesimo. Puoi gloriarti di comandare gli altri se non sai comandare a te stesso? Devi essere forte per servire. Nell'autocontrollo genererai l'ordine e nell'ordine interiore la tua liberazione. Sempre la libertà si fonda sull'ordine, ma l'ordine non può essere imposto. Chi affermasse il contrario, in sostanza, direbbe che la libertà si fonda sulla coercizione, sarebbe in contraddizione con se medesimo. È importante, questo, che l'ordine non può essere imposto, ma è proprio un ordine che nasce interiormente. Se è imposto, anche se l'ordine è alla base della libertà, non avremmo la libertà, perché saremmo obbligati, in un certo senso, ad essere liberi. La libertà dai tuoi desideri non la puoi raggiungere violentando te stesso, reprimendo le tue brame, ma generando in te quell'ordine che risulta dall'avere trasceso la radice dei tuoi desideri. Questo è vero non solo per il tuo mondo interiore, ma anche per la società nella quale tu vivi. L'ordine sociale e perciò la vera libertà è raggiungibile solo nel convinto adempimento
dei propri doveri individuali. Ciò che devi raggiungere è la convinzione che non puoi vivere solo per te stesso, che fai parte di una società, la quale può avere un assetto armonioso solo se i suoi membri posseggono una coscienza sociale. E i suoi membri siamo noi, eh? E quindi va coltivata questa coscienza sociale. Fa che il tuo desiderio sia il desiderio di tutti. Chi nulla desidera per sé è il più ricco degli uomini, perché ha già ciò che gli altri cercano di raggiungere appagando i loro desideri. Se desideri sapere, sappiti istruire, ma non istruire per essere considerato un maestro e perciò essere amato. Piuttosto, ama. Non adorare i morti, per quanto degni possano essere stati. Ama i vivi, ma non far dipendere da essi la tua felicità. Infelice è l'uomo che fa dipendere dagli altri la sua gioia. Non avere paura del dolore. Se non sai nulla della sofferenza, cosa puoi sapere della felicità? Se non hai patito un sopruso, cosa puoi sapere e come puoi amare la giustizia? Pensate che belle queste due frasi, ve le rileggo. Non avere paura del dolore. Se non sai nulla della sofferenza, come puoi sapere della felicità? No? Aver conosciuto il dolore ci permette di apprezzare la felicità. Se non hai patito un sopruso, cosa puoi sapere, come puoi amare la giustizia? Quindi, soprusi, ingiustizie, dolore ci insegnano ad apprezzare il loro contrario e ci fanno crescere nella coscienza di quelli. Ricorda, dice il fratello orientale, l'uomo deve conoscere la felicità e il dolore, il bene e il male, per essere al di là di essi. Concludiamo questo breve percorso con il fratello orientale, con l'ultimo brano, è un mantra. Lui ogni tanto dava dei mantra da ripetere con questa cantilena che lui faceva, molto belli. Dice fratello orientale, quanta afflizione amareggia la tua vita, oh fratello, quanta paura turba la tua pace. L'incomprensione ti isola dai tuoi fratelli e in questa solitudine il tuo cuore si indurisce ancora di più. Ripeti mentalmente con me questo mantra. In esso è serenità, in esso è sicurezza, in esso è comprensione, perché in esso è la verità. Io sono un centro di coscienza, di influenza e di potere, di pensiero e di conoscenza, di sensibilità e di espressione. Attorno a me si aggira il mio mondo, di cui io sono il Signore. La mia mente è strumento d'espressione, ed io sono indipendente dal corpo, dalle sensazioni, dalle emozioni, dai desideri, dalle facoltà intellettuali. I miei veicoli sono un'unica cosa con la materia universale, così la mia vita con l'unica vita universale, così il mio spirito con gli altri, apparentemente divisi, e con l'unico che li sovrasta e abbraccia tutti. Il dolore dei miei fratelli è mio dolore. La loro colpa è mia colpa. Con essi raggiungerò alla fine dei giorni la gloria suprema. Io sono una manifestazione della vita universale, che tutto plasma ed anima,
Essa vita è in me come in ogni altro essere o cosa. Io sono nel suo seno ed essa mi sostiene. Niente può danneggiarmi veramente. Qualunque cosa possa sorprendermi, non è che un cambiamento necessario alla mia evoluzione. Non temo di perdermi, né temo alcun male, perché sono una manifestazione della realtà e per questo potenzialmente pieno di divino amore, di divino sapere, di divino potere. Rivolgo la mia attenzione al mio sé superiore, lo spirito, che mi guida nelle lunghe peregrinazioni della carne, a ciò che renda attivo in me ciò che per natura è allo stato latente. Sono pronto ad andare là dove posso essere d'aiuto. L'universo è la mia patria, l'umanità la mia famiglia, il mio prossimo, me stesso. Questo brano del Fratello Orientale è veramente molto 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 bello. Ed è bello perché ci porta alle soglie dell'insegnamento che inizieremo a leggere insieme la prossima volta. Nella parte che leggeremo la prossima volta sono incluse tutte quelle comunicazioni che costituiscono in tanti anni sedute del Cerchio Firenze 77 costituiscono un unico insegnamento. Sono tutte riunite in maniera organica ed è un processo didattico sviluppato negli anni, un progetto didattico che ha trovato la sua conclusione con l'ultima lezione prima del trapasso di Roberto Setti. Quindi lui ha svolto la sua missione per consegnare a noi l'insegnamento delle guide, per fare da tramite alle guide affinché ci dessero questo insegnamento. E noi cominceremo la lettura di questo insegnamento dalla prossima volta che saremo insieme qui all'Università della Conoscenza, voluta dagli amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Qui, con l'insegnamento del Cerchio Firenze 77 si svela il mistero della vita. È molto particolare questa ultima cosa che abbiamo letto, ma pensate a come, a che significato avrebbe se tutte le persone che vivono potessero essere in contatto con queste ultime parole che dicono: sono pronto ad andare laddove posso essere di aiuto. Non sono pronto ad andare laddove posso realizzare affari, dove posso diventare più ricco, dove posso avere fama, dove posso avere un'immagine che tutti seguono e ammirano. No, sono pronto ad andare laddove posso essere di aiuto. Pensate a come è più significativo questo di qualsiasi altra cosa che rappresenta per noi oggi, per tantissimi, dei modelli da seguire, no? Essere d'aiuto, cioè stare nelle cose concrete, laddove c'è bisogno d'aiuto c'è molta verità, non ci sono cose appariscenti, non ci sono chiacchiere, non ci sono cose volubili, cose che scompaiono subito, c'è la concretezza, la necessità e io vado laddove serve questo. L'universo è la mia patria, neanche il mondo è la mia patria, l'universo. Tutto ciò che vedo intorno a me è la mia patria. Non è l'Italia, non è la mia città, non è l'Europa, non sono gli Stati Uniti. No. Perché questo? Perché la mia famiglia è l'umanità. Io faccio parte di questa famiglia. Pensate come tantissime spinte alla divisione, alla separazione cadono con un pensiero di questo genere. Dice lui per concludere, concludendo, il mio prossimo me stesso.
Seguendo l'insegnamento fino in fondo si finirà per capire che cosa vuol dire il mio prossimo me stesso. Il Cristo, il grande maestro Cristo, disse: ama il tuo prossimo come te stesso. Manca quel pezzo che non è stato introdotto, perché era una grandissima verità esoterica, che era: ama il tuo prossimo come te stesso, perché il tuo prossimo è te stesso. E voi, andando avanti nel seguire questo insegnamento, capirete che cosa significa proprio questo: il tuo prossimo è me stesso, lo è realmente. Ma lo capiremo strada facendo. Adesso io mi soffermo su alcune cose, voglio vedere qua se c'è qualche cosa che posso leggere, se ci sono delle domande che sono state fatte, io posso provare anche a rispondere qualche cosa. Vedo un po' un sacco di amici che seguono, mi fa tanto piacere. Vediamo un po', qui c'è una frase detta da qualcuno. Il perdono è il mantra più potente. Amore è amare senza giudicare. Sì, assolutamente sì. Vediamo. Se intanto vi viene da chiedere qualche cosa, vorrei proprio dirvi che potete approfittare manda continui messaggi, questa diretta è una di quelle. Vorrei che approfittaste di questa occasione per porre anche delle domande che non hanno così strettamente a che vedere. Poi, se sono in grado di rispondervi, rispondo volentieri, altrimenti vi rimando alla prossima volta. Tanti saluti da tutti, io vi ringrazio tanto, siete veramente moltissimi che scrivete qua e vediamo. Sì, vedo ci sono alcuni che ringraziano Anna Tamburini Torri che ha dato vita a questa Università della Conoscenza, Lux l'ha chiamata, e noi siamo all'interno di questo progetto. Andiamo un grazie ai nostri fratelli maggiori che ci amano incondizionatamente, certo, anche noi dovremmo imparare ad amare incondizionatamente. Allora, mi sta scrivendo Anna Tamburini Torre, che il prossimo incontro è venerdì 26 giugno. Io credo che me lo ricorderò. Fate il vostro sforzo per ricordarlo a vostra volta. Allora, fratello orientale è individuabile come un maestro o una personalità che fu incarnata? Ecco, questa è una bella domanda. Maestro orientale, noi non abbiamo in realtà. Maestri si sono dati dei nomi, sono dati dei nomi che ci sono serviti per individuarli nei nostri incontri con loro. Della maggior parte di loro niente sappiamo, se non il nome con cui si sono presentati e la funzione che svolgevano dentro le sedute del Cerchio Firenze 77. Di alcuni invece abbiamo saputo qualcosa. Il fratello orientale è uno di quelli di cui niente sappiamo. Però, come dire, ognuna di queste guide che si è data un nome è come, possiamo dire, il nostro futuro in attesa di raggiungerci, nel senso che tantissime incarnazioni e poi fusioni tra le incarnazioni danno vita a coscienze sempre più mature. A un certo punto queste coscienze lasciano la ruota delle nascite e delle morti e, come vedremo nell'insegnamento, continuano il loro percorso evolutivo. Si può, per adesso dico così, anche se non è formalmente molto corretto, ma insomma diciamo che prosegue questa espansione evolutiva ben oltre la nostra esperienza di essere incarnati, fino a raggiungere delle soglie che non sono superabili. La soglia per eccellenza è quella del cosmo, il cosmo nel quale viviamo. Oltre il cosmo, che è quella dimensione che riunisce in sé
tutta una serie di esperienze esistenziali e riunisce in sé la coscienza cosmica alla quale affluiscono tutte le coscienze individuali, miliardi, innumerevoli, non si possono neanche dire numeri, innumerevoli coscienze individuali e innumerevoli individualità raggiungono questa condizione di coscienza che contiene in sé tutto quanto esiste di conosciuto e conoscibile. Tutto quanto perché tutto questo quanto è all'interno del cosmo e quindi all'interno di quella coscienza. All'interno di quella coscienza c'è proprio tutto. L'altra faccia di questa coscienza è come se si potesse affacciare da un'altra parte, no? Se questo fosse possibile, ciò che vedrebbe sarebbe l'essere in contatto con l'assoluto, ma nell'assoluto non c'è questa distinzione in cosmi, la distinzione in cosmi avviene solo nel momento in cui il cosmo prende una forma. È come se fosse, come dire, una espressione dell'assoluto. Un'espressione dell'assoluto, sempre presente nell'assoluto, e che trova varie modalità di espressione di sé. Una di queste è una piccola fascia del percorso evolutivo che si chiama incarnazione da uomo, che è fatta di moltissime esistenze. Le incarnazioni da uomo sono decine e decine e decine di esistenze attraverso le quali quella piccola coscienza che è costituita dall'uomo si forma e diventa sempre più matura. E a un certo punto che cosa succede? Succede che è talmente maturata che scompare completamente quel senso di separatività che lo accompagna agli uomini costantemente per tutta la loro vita e sparendo quella non c'è più la necessità di distinguersi dagli altri attraverso delle forme e quindi di incarnarsi in una forma che contenga un'esperienza e un'esperienza distinta dall'esperienza degli altri, ma diventa piuttosto un'altra forma di esistenza. E questa forma di esistenza non ha più bisogno della dualità così come la conosciamo noi. E lì siamo già oltre le incarnazioni umane, siamo in un'altra dimensione di esistenza. E così questo è tutto un processo che prosegue in questo modo. L'espressione più alta di coscienza che si può concepire e che sta fra noi e l'assoluto è quella cosmica, la coscienza cosmica, che contiene in sé tutto quanto esiste a noi conosciuto e anche a noi sconosciuto, naturalmente. Vediamo un po' che altro avete scritto. Mamma mia, quante cose. Dice Serena, difficile amare persone malvagie. È certo. Se fossimo capaci di amare persone malvagie, probabilmente di amarle veramente, intendo, no? Noi avremmo già superato dentro di noi una quantità di limitazioni che abbiamo. Intanto in questo momento a noi serve anche di incontrare persone malvagie per apprendere a distinguere tra il bene e il male, prendere le distanze da certi comportamenti. Cioè, diciamo che la parte di male che si esprime è quella parte che a noi serve proprio per maturare in questo apprendimento che noi abbiamo, a prendere proprio le distanze, a sentire questo senso di indignazione che possiamo provare per alcune cose. È ancora molto forte il giudizio dentro di noi. Già smettere di giudicare sarebbe una cosa bellissima, non dico arrivare ad amare perché probabilmente ci vuole una coscienza enormemente sviluppata, una coscienza ma forse cristica, non so io, sicuramente chi ci fa del male noi non riusciamo ad amarlo e frequentemente noi lo giudichiamo anche con molta forza, condanniamo certi comportamenti. Ecco, intanto cominciare a mettere dentro di noi questo seme, il pensiero che qualsiasi espressione esistenziale sta esprimendo un grado di coscienza. Se quella coscienza non è ancora maturata al punto tale da non compiere gli atti che fa, inevitabilmente si comporterà in quel modo, perché la coscienza non è matura e quindi non è in grado di contenere quelle spinte
aggressive, quell'indegnità che si manifesta, e per cui è come guardare, che ne so, un povero selvaggio che non ha nessuna cognizione dell'altro, ma che si occupa solo delle sue necessità proprio più, quasi più animali. Non lo possiamo giudicare o condannare per questo, quello è lui, è lì in quella fase evolutiva. Potremmo ricordare a noi, quando riusciamo a farlo, che in realtà noi siamo oggi quelli che siamo perché un giorno siamo stati quelli, non noi, io o te o chiunque altro, ma nel nostro percorso evolutivo c'è stato anche quel passaggio là, dove abbiamo appreso qualche cosa e poi dopo in una successiva incarnazione abbiamo manifestato una coscienza un pochino più matura e poi di passo in passo alla fine siamo diventati quello che siamo oggi, che non è un granché, ma non è neanche quella condizione là. Quindi non dovremmo tanto giudicarla, ma osservarla, cercare di capire cosa serve a noi oggi incontrare quella condizione, a che ci serve fare questa esperienza, perché tutto quello che noi incontriamo ha una funzione per noi che la incontriamo. E quindi cercare di imparare cosa ci serve e cercare di ricordarsi che non ha molto senso giudicare, perché quelle persone che si comportano secondo le nostre categorie, maniera brutta, diciamo così, brutta secondo le nostre categorie, quando avviene questo, si sta manifestando una coscienza molto, molto, molto immatura e si sta manifestando in un gradino evolutivo basso, per esempio, e non può che fare quello, perché attraverso quello quella coscienza maturerà in qualche modo, incontrerà in un'esistenza successiva un karma che gli insegnerà qualche cosa riguardo ai comportamenti che ha avuto e di passo in passo diventerà una coscienza più matura e potrà comportarsi, tra virgolette, un po' meglio. Ma piuttosto che cercare di amare le persone malvagie, direi che non sarebbe male cercare di amare un po' anche le persone che non sono così malvagie. Cioè, per arrivare ad amare le persone malvagie, bisognerebbe prima riuscire ad amare il vicino di casa che non conosciamo, o la persona che incontriamo per strada, senza sapere chi è. Noi siamo molto lontani ancora da tutto questo. Abbiamo molta strada da fare, io perlomeno ho molta strada da fare. Allora, fammi vedere questa. Dunque, fatica, è godere appieno di quel che si è e della vita, non stare nel passato e futuro, ma nel qui e ora. Colpisce un'altra frase: ciò che tu credi essere motivo di felicità, altro non è che la prigione che ti impedisce diretto contatto con la vita. Vedete? È vero. È vero, non è che dico che è vero quello che dice il maestro, quello che dice il maestro è sicuramente più vero di quello che dico io, ma è esperienza comune questa, è esperienza comune, il fatto che noi ci abituiamo a credere che la nostra felicità stia in alcune cose che abbiamo appreso essere la felicità, abbiamo appreso però da cosa? Dai modelli della società alla quale apparteniamo, perché in altre società ciò che noi rincorriamo non è assolutamente ricercato e non dà nessun tipo di felicità. Ricordo bene che parecchi anni fa ormai, adesso non so qual è la situazione, ma era stata fatta una ricerca su quali erano i popoli più felici e uno dei più felici era un popolo dove c'era un'assoluta povertà, non c'era niente, però quel popolo era felice perché fra di loro le persone si incoraggiavano, si sostenevano, si aiutavano, c'era una bella relazione dentro quel popolo. E quello era un popolo felice nonostante che fosse assolutamente povero, misero rispetto alla opulenta società nella quale noi ci dibattiamo cercando felicità molto effimera. E quindi effettivamente forse ciò che noi rincorriamo per
per essere felici, è la prigione che ci impedisce poi di incontrare la vera felicità, che è più dentro che fuori. Io credo che io ho perso un figlio di 21 anni a causa di una malattia che si può, come si può superare un dolore così devastante. Forse non c'entra con i messaggi che oggi lei ha condiviso con noi, ma ha sempre comunque bisogno di risposte. Lo credo, Caterina, lo credo bene. Lo credo bene. Io ho molto, come dire, molto rispetto per le persone come te che fanno un'esperienza così importante. Perché, primo perché, da quello che ci hanno detto i maestri, i karma difficili, i karma duri che incontriamo, li incontriamo quando siamo pronti, e parlo pronti spiritualmente pronti a sostenere i pesi di questa dimensione, così grandi. E quindi io penso sempre che le persone che fanno esperienze così difficili stanno sicuramente imparando alcune cose da questa esperienza, anche se adesso non possono cogliere pienamente il significato in questo momento, ma al tempo stesso hanno una statura che permette loro di stare dentro questa esperienza, anche se sembra essere un'esperienza insostenibile. Però certi dolori che sembrano veramente così devastanti, in realtà poi alla fine le persone in qualche modo riescono a starci dentro, e questo perché dentro di loro c'è qualche cosa che gli altri non hanno, c'è una dimensione, uno spazio. E poi un'altra cosa che ho scoperto, parlando spesso con queste persone, è che quando passa l'onda più difficile di questo momento, queste persone è come se insieme a questa enorme fatica incontrata nella vita, queste persone qua hanno anche una diversa consapevolezza. Queste persone, per esempio, sanno stare accanto ad altri che fanno la stessa esperienza in un modo che nessun altro lo può fare. Loro sviluppano una specie di competenza interiore, una competenza spirituale con un dolore così grande che quando passa l'onda grossa della sofferenza permette loro di essere presenti nella vita di chi fa un'esperienza analoga in un modo, è un modo interiore, perché l'hanno vissuta, perché ce l'hanno dentro di sé. Poi naturalmente ci sono tutti i discorsi che incontreremo sul perché uno fa un'esperienza del genere, questo lo vedremo più avanti, insomma, studiando alcune cose dei maestri. E ora non è che avere risposte rispetto a questo possa cambiare la qualità del dolore che uno prova, perché perdere un figlio così, 21 anni, o 10, o 15, o 20, perdere un figlio, è un'esperienza gigantesca. Vorrei dire veramente a tutti quelli che fanno questa esperienza che è un'esperienza, è soprattutto un'esperienza che ha un significato nella vita di ognuno che la fa. E quindi è giusto sentire il dolore, è giusto soffrire, non volerlo, sono tutte fasi giuste, ma anche ricordarsi questo aspetto qua, che niente accade per caso e che svolge una funzione. E che dentro ognuna di voi che fate questa esperienza c'è qualche cosa che gli permette di sostenerla, anche se sembra schiacciante. E comunque ho proprio tanto rispetto per te e per tutti quelli che vivono un'esperienza come la tua. E grazie di averne fatto cenno a tutti noi. Grazie Ivana, anche tu.
Hai perduto un figlio. Io vorrei tanto che gli altri sentissero e godessero del bene, dell'amore che sento per loro, ma certe volte mi sembrano sordi e ciechi e questo mi addolora. Sai, noi abbiamo responsabilità di quello che noi facciamo. È la nostra parte. E se gli altri non fanno la loro, è la loro parte di responsabilità sulla quale noi non abbiamo potere. Se mi addolora qualcosa, boh. C'è da capire un po' questo addolorarsi. Chi lo sa? Lo sai solo tu. Sì, sono tutte esperienze gigantesche. Cari, io vi devo salutare, ho passato questo tempo con voi, con tantissimo piacere. Vi ringrazio di essere stati qui insieme. Come diceva Anna, ci vediamo il 26, però forse il 26, lo dico adesso, forse Anna mi sta ascoltando, può darsi che il 26, boh, non lo so, forse sì, forse no, perché so che sono in viaggio il 26. E vedremo se sarà possibile oppure se cercherò di fare una lettura registrata in modo che possiamo in qualche modo continuare, dare continuità a questa esperienza. Anche Dora, quanti di voi hanno fatto questa esperienza? Tanta gente ha fatto questa esperienza della perdita del figlio, proprio tanti. Una grande comunità. Pensate che siete una grande comunità di fratelli, affratellati da questa esperienza. Vi saluto tutti e vi ringrazio. A presto.